Ciao ragazzi, oggi porteremo un altro episodio, ovvero il terzo, di fatti veri che sembrano scemenze. Mi raccomando, se non avete visto i primi due, passateli a vedere, sono i primi due link in descrizione. Comunque, prima di cominciare, volevo chiedervi se potete lasciare un like, arriviamo a 150 like, sì dai, 150 è fattibile, e se potete condividete il video con i vostri amici che ci date una mano immensa, quindi grazie in anticipo. In ogni caso, cominciamo. I romani usavano l'urina per sciacquarsi la bocca. L'urina contiene l'urea, che fermentata diventa ammoniaca. L'ammoniaca viene usata tutt'oggi in molti prodotti per le pulizie. Per questo motivo i romani usavano l'urina anche per pulire i vestiti. Ma oltre a questo, che fa veramente schifo già di suo, i romani usavano l'urina anche come colluttorio. Cioè, non so voi, ma io preferisco avere i denti magari un po' più gialli, ma evitare di spruzzarmi piscio in bocca. Adoro il piscio. La canzone Stayin' Alive può salvarvi la vita. Infatti questo brano dei Bee Gees ha un ritmo attorno ai 103 beat al minuto, che è praticamente il tempo a cui devi fare il massaggio cardiaco durante i primi soccorsi. Quindi se mai vi capitasse di dover fare il massaggio cardiaco a qualcuno, canticchiate Stayin' Alive, possibilmente in testa, perché direi di evitare di cantarla mentre state cercando di far sopravvivere una persona. Gemelli con padri diversi. Questo fenomeno è estremamente raro, ma possibile quando una donna ovula due volte in un mese e va con due uomini diversi. Sono stati registrati due casi di questo tipo, uno nel 2008 e uno nel 2011. Gli squali sono più vecchi degli alberi. Secondo alcuni fossili trovati in Siberia, gli squali sono apparsi sulla Terra intorno a 450 milioni di anni fa. Si stima che col tempo si fossero evoluti in 3.000 specie diverse di squali. Oggi ce ne sono solo 500. Gli alberi invece sono arrivati 65 milioni di anni dopo. Ah, e gli squali sono anche più vecchi dei dinosauri di 220 milioni di anni. Per farvi capire un po' meglio le date, tenete conto che l'Homo sapiens si è evoluto circa 200.000 anni fa. Gli uragani femmina sono più pericolosi degli uragani maschi. Innanzitutto chiariamo una cosa, gli uragani non hanno il pipino. Quello che differenzia un uragano maschio da uno femmina è semplicemente il nome che gli danno. Comunque, gli studiosi hanno scoperto che gli uragani femmina, statisticamente, fanno 6 volte più vittime degli uragani maschi. Il motivo, a loro parere, è che le persone sono più intimorite da un nome maschile e di conseguenza si preparano meglio ad affrontare l'uragano. Ecco ragazzi, questi erano 5 fatti veri che sembrano scemenze, 3. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace ed iscrivetevi. Ricordate di condividere il video con i vostri amici per darci una mano e niente, ci vediamo al prossimo video.